ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qua oggi sul campo con un nuovo video a tema natalizio. E visto che è arrivato il Natale, come vedete ho qua dei premi, dei regali, insomma, da provare a vincere. Abbiamo di tutto: joystick, PS5, Xbox, Nintendo, tutto quanto. E questi premi sono stati messi a disposizione dal GameStime di Fano, che ringrazio tantissimo. Tra l'altro trovate tutti i link in descrizione, alla loro pagina Instagram, al sito, tutto quanto. E visto che il GameStime li ha messi a disposizione, sfideremo per provare a vincere questi premi proprio il suo proprietario. Eccolo qua. Lui è Francesco. Hai qualcosa da dire, Franci? Niente, cerchiamo di non farti vincere nulla oggi. Rimane tutto in negozio. Speriamo di no. Proverò a vincerli con delle challenge sul campo, quindi partiamo dalla prima. Allora, come prima sfida ci giochiamo i Funko Pop e sarà una crossbar. Allora, Franci, sei pronto per questa crossbar? Sarà pronto. Me contro di te. Chi ne prende di più vince. Se ne prendi più tu, i Funko Pop rimangono in negozio, altrimenti... Kevin mi sfida perché non tocco un pallone da 10 anni. Ma è questo il segreto, se no... Allora, parto io, vediamo quante ne prendo. È il primo tiro, non mi sono neanche riscaldato, quindi penso di probabilmente non prenderne neanche una. Già le scuse. Sì. Vai, parto, vediamo cosa riusciamo a fare. Partiamo anche dai premi più soft per riscaldarci. Iniziamo male. Ho avuto paura. È possibile. Dai, sono tutte lì lì. Devo prendere. Sono tutte lì lì. Oh, allora posso vincere. C'è speranza, allora, l'ho detto. Mi dovevo riscaldare. Vai, Franci, tocca a te, sei pronto? Ma sono se pronto. Anche tu ne dovessi prendere zero? In caso di parità rimane tutto il negozio, vinco io. Ah, no, ok, questo me lo dovevi dire prima che calciavo io, però. Vabbè, dai, parti. Te la abbono. Sotto l'incrocio era gol pazzesco questo. Sì, vabbè, ma tu in realtà hai già vinto praticamente. No, ci ho pensato solo adesso. Dai, per l'orgoglio però, almeno una. Per non vincere facendone zero. Oh! No, dai, vabbè. E vabbè, e i Funko Pop rimangono in negozio, però sono i regali più grandi. Interessano davvero. La prima sfida l'ha vinta Franci, quindi bisogna rifarsi. E ora in palio abbiamo i due joystick, quindi iniziamo a far sul serio. E come sfida faremo questa, cioè segnare nella porticina piccola da sempre più lontano. Quindi abbiamo porticina lì e i palloni vanno sempre più lontano. Questa volta, Franci, ti do la notizia che parti tu. Vai, Franci, quando vuoi parti dal primo. Vediamo. Quello da vicino me lo sento? Vabbè, questo non potevi sbagliarlo. E anche il secondo è buono. Inizio seriamente a temere questo sfidante. No! Eccolo! È l'ultimissimo. Lo provo un po' a giro. Vai. Un po' a giro. Due su quattro. Vai, è il mio turno, partiamo con la prima. Devo farne più di due assolutamente. Questo lo sbaglia subito. Ha fatto. Questo non potevamo sbagliare. Secondo. Già inizio ad aver paura. Mi basta farne uno. Dai, dai, gira, gira. No. Andiamo. I joystick vengono a casa con me, però... Un'umiliazione? Vuoi fare un unplaying? Guarda, lo faccio più difficile. Quattro su quattro e i joystick vengono a casa con me. Penultima sfida di questa challenge e adesso ci giochiamo la Nintendo Switch OLED. Quindi dopo i joystick si inizia a fare ancora più sul serio. E ci sfideremo nei gol da calcio d'angolo. Quattro palloni a testa, quattro tentativi. Chi ne fa di più o me la porto io a casa oppure rimane in negozio. Diciamo che tu tiri da lì, io tiro da qui. Mi piace. Allora, facilitiamo la sfida. Franci mi propone questa cosa: io calcio proprio dalla linea, lui da dove preferisce all'interno della lunetta. Aggiudicato. Aia, aia. Per terra. Scarpata. Gira, gira, gira. Dai, dai, che questa si vince. No.
E questa sfida è ufficialmente persa. La fai, ma tanto con zero hai vinto ugualmente. Allora, questa era di prova. Però ha girato. Era di prova per capire. Qua vedo. Prevedo un bello zero. Eccolo! Oh! Eccolo, lo possiamo dire. È ufficiale. Signori, la Nintendo Switch rimane in negozio. Complimenti, anche se tu sfida l'hai vinta. E niente, ragazzi, male oggi. Però adesso ci giochiamo PS5 e Xbox in un'unica sfida. Se vinco, scelgo una delle due. Altrimenti, rimangono in negozio. Quindi, questa la voglio vincere. Franci, in realtà ti ho fatto vincere io la sfida, perché con la Nintendo Switch non ci faccio nulla. Hai visto? Ultima sfida di oggi, insomma, i questa premi importanti, perché abbiamo Xbox e PS5. Premi grossi. E anche la sfida comunque sarà molto ma molto più complicata, adesso ve la faccio vedere. È venuto per l'ultimo. Esatto. Vedete questo cerchio? Ecco, quella è la porta. Bisogna calciare lì. Però questa sarà una sfida un po' diversa. Praticamente vince il primo che farà centro. Quindi non abbiamo tot tentativi a testa, ma il primo a oltranza. Cioè, a me ne basta uno, ovviamente. Esatto, beh, ovvio. A me serviranno di più. Comunque ad oltranza. Il primo che lo fa vince. Allora, un tiro a testa, si va a oltranza. Parte Franci questa volta per... Sì, ci becco subito. Vinco subito. Per tenere tutto in negozio, vediamo. Vai Franci in alto a destra. Quasi. Quasi. In alto a destra, era in alto. Se ci riesco al primo tentativo, me le porto a casa entrambe. Ci sto, tanto non ci becchi sicuro, 100%. Parte Kevin. Oh, no, è fuori, è palo. No, è palo. Dai. No, non vale, è palo. Era sul bordo e l'ha buttato giù. Purtroppo riguardandola devo dire che non era a centro. Abbiamo preso un lato, quindi non mi porta a casa le due console, però almeno una ci dobbiamo riuscire. Alla Cristiano. Per l'orgoglio, per tenere tutto in negozio. Anche questa. Oh, fallo anche questo. Fallo di nuovo. Dai, no, basta. Voglio un non field review. Confermiamo anche questa volta che è palo. Beh, qualcosa di buono me lo aspetto da questo tiro, l'ho detto. No! Dopo questa non voglio neanche più calciare, cioè l'avrei già vinta questa sfida se non fosse stato salva. Per quei pali maledetti. Il bar, ragazzi, il bar. Quindi o segno e sarà parità e si va avanti, oppure torno nel negozio con te. Sono tesissimo. Wow, campioni del mondo. Oh, che bar. E questa vale una console. Vale almeno mezza console. Quindi da questo video possiamo dire ufficialmente che Francia è più forte di me a calcio. Sì, c'è visto, sì. C'è palesemente visto le sfide. Che si tira da fermo. 3 tu e una io. Quindi niente, non ho solo i joystick, mi sono portato a casa. Beh, però dai, ho bisogno di niente. Niente male. Quindi niente, ragazzi, il video finisce qua. Io ringrazio ancora il GameStime per Kevin. Questa sfida, anche se poi non ho vinto nulla. Però vi ricordo che trovate tutto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare mi piace e iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. E ovviamente, visto che è Natale, buon Natale a tutti. Questo video non finirà fino a quando non segno. Cioè, la voglio fare. E dai, basta però. Sono palle traverse. Non è possibile. Dai, basta! Eccolo!